Si è tenuta nel pomeriggio di ieri nella sala convegni del comune di Vietri di Potenza l'assemblea costitutiva dei sindaci dei comuni di Basilicata e Campania aderenti all'accordo quadro sul turismo fluviale. Un progetto dall'impronta interregionale che coinvolge una quindicina di comuni delle due regioni delle province di Potenza e Salerno. Comuni capofila del progetto sono Vietri di Potenza per la Basilicata e Pertosa per la Campania. Nella giornata di ieri inoltre è stato praticamente suggellato l'accordo con la firma di tutti i sindaci per questo importante ed imponente progetto che punterà ad una politica comune di sviluppo turistico nelle aree afferenti ai corsi idrici più importanti quali l'Agri, il Melandro, il Tenagro, il Sele e il Calore. I comuni che prendono parte a questo accordo quadro sono Vietri di Potenza, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Paterno, Savoia di Lucania e Tramutola per la Basilicata, con l'aggiunta di Tito e Chiaromonte, comuni capofila rispettivamente per il turismo termale e i borghi lucani. Per il Salernitano i comuni di Pertosa, Salvitelle, Petina, Palomonte, Altavilla, Selentina, Auletta, Caggiano e Cogliano. Il primo obiettivo, siamo avanti già in una fase abbastanza avanzata della redazione del piano di sviluppo che la mia società sta coordinando insieme al Centro Nazionale, al Consiglio Nazionale di Ricerche di Tito e la Facoltà di Economia della Basilicata. Posso dire che proprio stamattina ho avuto un incontro con il Dipartimento di Economia dell'Università di Salerno e a breve spero e mi auguro che riusciamo a chiudere questo tavolo tecnico scientifico che non potrà che far bene per tutte le aree interne del Cilento, del Vallo del Diano e della Basilicata.